Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Claudiuar. Oggi siamo nella seconda parte dei 5 bambini rapper milionari. Visto che la prima parte è andata davvero molto bene, non me l'aspettavo e sono sincero, ho deciso di portarvi anche una seconda parte su questo argomento, visto che penso che sia stato interessante, visto che la prima parte è andata davvero molto bene e comunque la trovate anche nelle schede di questo video, che non mi ricordo sempre dove si trovi, se di qua o di là. Comunque insomma la trovate anche nelle schede. Comunque per l'appunto in questo video vedremo dei bambini che grazie alla musica hip hop sono diventati davvero ricchi, se non milionari, cioè per farvi capire. Mo' me metto a favorio rap. Però prima di incominciare con questa top e quindi di vedere questi bambini, vi volevo far ascoltare solamente qualche secondo della nuova canzone degli Indefeso, che si chiama Indisciplinato. Io e te forbici e carta, io e te un fiore e un'arma, io e te un Cristo morto in croce, salvano Barabba. A te lo scriverò mentre ti aspetto giù con l'uniposca nero in una smemoranda blu. Tu lo leggerai come in un déjà vu, cercando quella pagina che non trovavi più. Che dire ragazzi, sinceramente a me piace tantissimo questa canzone, sono sincero. Comunque se la volete ascoltare dopo questa top la trovate nella descrizione di questo video. Ed inoltre mi farebbe davvero molto piacere se commentasse sotto il loro videoclip con tipo vengo da Claudiovar o con un vostro pensiero sulla loro canzone. Comunque adesso come sempre saluto i 6 fortunati di oggi che sono Luisa Monachesi, Giuseppe Toscano, EbuGamer86, Francesco Caso, Spike008 e Zaccaria Amari. Congratulazioni. Se anche voi volete essere salutati al prossimo video dovete solamente lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere questo video con i vostri amici e commentare qui sotto con saluto. E una volta fatto ciò, prima o poi verrete salutati. Adesso direi di incominciare subito con questo video. Il primo bambino rapper che troviamo è proprio questo qui, che si chiama Super Sia. Oltre ad essere un bambino rapper è anche uno youtuber abbastanza seguito negli USA. Comunque questo bambino mi sembra che ha fatto all'incirca 3 canzoni e tutte e 3 sono andate bene, cioè davvero assurdo. E pensate che una sua canzone ha totalizzato più di 68 milioni di visual, cioè davvero ragazzi sono senza parole. E adesso direi di farvi ascoltare qualche secondino di questa canzone giusto per non prendermi il copyright. Look in the mirror, I'm a really fly guy. Yeah, I'm a really fly guy. Yeah. Love your life. Yes, we love our life. Do you love your life? Yes, I love my life. Beh, che dire ragazzi, sinceramente come canzone orecchiabile. Ovviamente io non sono un esperto di musica, non ho mai detto di essere un esperto di musica, visto che non ho mai studiato al conservatorio o non ho mai studiato musica. No, in realtà musica l'ho studiata in passato, però sono passati così tanti anni che sinceramente non mi posso definire un esperto di musica. Infatti quando commento una canzone lo faccio seguendo le mie orecchie, anche perché non sono un esperto di musica e quindi non posso parlare come tale. Però riguardo questo caso specifico, cioè di questo bambino, devo dirvi la verità, io non ci vedo nulla di male, anche perché una canzone sì è vero rap, trap, hip hop, però comunque mi sembra abbastanza family friendly, cioè comunque adatto a dei bambini. E visto che questo bambino fa video per bambini, secondo me se ha fatto una canzone per bambini, anche se trap, secondo me ci sta, perché comunque non è che sta insegnando ai bambini dei linguaggi inappropriati, cosa che invece abbiamo riscontrato nei bambini della precedente top. E quindi sinceramente io in questo caso non ci vedo proprio nulla di male. Adesso invece troviamo Little Tay, che in realtà non è neanche più un bambino perché ha 16 anni, quindi si può definire tranquillamente un ragazzo. Però quando ha incominciato a fare rap era un bambino. Lui ha riscosso molto successo, infatti i suoi pezzi contano milioni di visual e fa anche serate, quindi ci guadagna proprio con il rap. Comunque ha 16 anni, infatti è nato il 28 maggio del 2016 e comunque se vogliamo essere sinceri è definibile e classificabile come bambino, visto che secondo il nostro ordinamento giuridico qualsiasi soggetto inferiore di 18 anni, a parte i minori emancipati, sono classificabili come bambini, ovviamente sempre escludendo i minori emancipati, quindi comunque sarebbe classificato come bambino. Comunque adesso vi faccio ascoltare qualche pezzo di Little Tay, sperando di non avere il copyright. Can you all star, you need to get me in the booth, cause I take it chatting sh**, all I tell is truth. You can go on YouTube, yeah, for the proof, and you wanna see the bars that I produce. Man, I think you're sick until the war starts coming. They think they're hard, but the man are all running. They think you should have think that they're gunning. Fake we roll, yeah, that's what they're running. Blackpool take over, yeah, we're coming. You're beautiful to the top, to the bottom. Fresh, yeah, I'm looking all fresh. Yeah, I'm looking all fresh. Yeah, I'm looking all fresh. Yeah, I'm looking all fresh.
Adesso invece troviamo Bad Baby, e comunque si pronuncia così perché ho cercato su internet, quindi si pronuncia Bad Baby. Quindi mi raccomando, scrivete nei commenti che non si pronuncia così perché ho cercato su internet, mi sono informato, ho cercato le fonti e quindi si pronuncia Bad Baby. E comunque chi è che non la conosce? Cioè è diventata famosa con questa canzone, vi metto qua il titolo così YouTube non se la prende con me. E comunque questo brano l'ha praticamente portata al successo e guadagna davvero tanti soldi con l'hip hop, con la musica che fa, davvero tanti. Ma non so nello specifico quanti, perché onestamente non lo so, però sicuramente ne guadagnerà tantissimi, ragazzi, e non c'ho neanche idea di quanto potrebbe guadagnare Bad Baby. Ovviamente non mi metterò sue canzoni perché sicuramente mi prenderò un grandissimo copyright che non avete neanche idea, e per questo motivo non metterò una sua canzone neanche per qualche secondo, perché sicuramente, ragazzi, è scontatissimo che prendo il copyright se metto una sua canzone, e quindi non voglio rischiare. In realtà non è neanche un rischio, è una cosa matematica e fattuale che mi prendo il copyright, perché comunque la sua musica è coperta da etichetta discografica, ovviamente etichette grandi, quindi perché rischiare? E comunque, se vi posso dire una mia opinione riguardo questa ragazza, è che è una bella ragazza. Cioè, che vi posso dire? Cioè, ragazzi, diciamoci la verità, è il fascino, diciamo, della bad girl. Mo alcuni di voi diranno: ma Claudio, ma è minorenne, adesso ti verranno ad arrestare. Ragazzi, tranquilli, perché comunque c'ha 16 anni e quindi non c'è nessun problema. Ma poi comunque non ho compiuto nessun atto, quindi state tranquilli. Ho solamente espresso la mia opinione, e fino a prova contraria, qui in Italia siamo in un paese in cui esiste la libertà di espressione, quindi posso dire tutto quello che voglio, ovviamente tranne mettere le sue canzoni, perché quelle mi danno il copyright. Adesso invece troviamo questo ragazzo qui, e indovinate, il suo nome d'arte è The Backpack Kid, che significa ragazzo zaino, tradotto in italiano. Ovviamente non è il miglior nome di rapper che esista nella storia, sicuramente non è il nome migliore, però sicuramente, ragazzi, stiamo parlando del nome più originale, perché un ragazzo, un rapper che si fa chiamare il ragazzo zaino, io non l'ho mai visto, tranne in questo momento, perché ovviamente lui è il primo che si è chiamato in questo modo, quindi complimenti a lui, perché comunque in questo aspetto è stato molto originale. Però riguardo l'aspetto musicale non tanto, perché comunque lui ha fatto un pezzo che ha fatto addirittura 14 milioni di visualizzazioni. Peccato che ha fatto più dislike che like, diciamo che questa è l'unica pecca. Però comunque ha fatto tantissime visualizzazioni, quindi sinceramente secondo me a lui non gliene importerà proprio niente dei dislike, ragazzi. Cioè, a lui basta che si è fatto quelle 14 milioni di visualizzazioni e gli va più che bene. Comunque il bambino zaino, e non ragazzo, scusate, mi sono imbrogliato, c'ha 17 anni, quindi in realtà non è neanche più tanto bambino, anche se a livello legislativo, lo sapete, in Italia qualsiasi soggetto al di sotto dei 18 anni, tranne il minore emancipato, è considerato minorenne. Ma quanto è bello quando uso le mie conoscenze giuridiche anche in questi video, che non c'entrano proprio niente. Comunque questo bambino zaino ha anche un canale YouTube che c'ha 444.000 iscritti, e che dire, complimenti a lui. E poi mi sembra che questo ragazzo è stato anche quel ragazzo che creò un balletto di Fortnite, però può essere anche che mi sbaglio. Adesso invece troviamo un bambino di 5 anni che si chiama Wala Superboy, che viene dal Kenya, quindi in realtà non so neanche se è proprio ricco. Purtroppo, ragazzi, non ne conoscevo altri e quindi ho inserito questo bambino qua, che comunque, a prescindere, diciamo, dal fattore se sia ricco o meno, comunque è molto famoso. Quindi comunque l'ho voluto inserire in questa classifica, ma quante volte sto dicendo comunque? E comunque adesso vi faccio ascoltare qualche sua canzone. From Madari Ketu ya Marula Amarule yo Kama Roberto Nilikali zangu Ni moto kama metal Ukitaka Uliza wile mtuva mumo msendo Nilikali brega. Beh, che dire, ragazzi, sinceramente per avere 5 anni fa delle canzoni che non sono davvero niente male, e considerando proprio il fattore età, devo dire la verità, rappa davvero molto meglio di alcuni rapper che conosco. Comunque l'unica cosa in cui sono in disaccordo è che secondo me questo bambino fa dei testi che non sono proprio adatti alla sua età, e deve trattare delle tematiche che riguardano il suo mondo e non le tematiche appunto degli adulti, anche perché un bambino rapper che fa il gangster non è molto credibile. Vabbè, ragazzi, questo video finisce qua. Se l'avete trovato il vostro gradimento, ovviamente vi invito come sempre a lasciare un bel like. Se arriviamo a 1000 like vi potrei portare una terza parte di questo video. Mi raccomando, se non hai ancora lasciato like, lascialo. Ed inoltre, se sei nuovo, iscriviti a questo canale, ci vogliono solamente 2 secondi, trovi il tasto qui sotto iscriviti. Quindi mi raccomando, se sei nuovo, iscriviti. Ed inoltre, se non l'avete ancora fatto, seguitemi sul mio profilo Instagram, sempre se volete. Questo è il mio nickname di Instagram, quindi mi raccomando, se mi volete seguire anche lì, se mi volete stalkerare anche lì,
trovate appunto qui il mio nickname per seguirmi, che ovviamente mi fa molto piacere. E riguardo questi bambini, che altro c'ho da dire? Che secondo me, se questi bambini fanno dei testi comunque family friendly, cioè comunque adatti al mondo dei bambini, secondo me non ci vedo nulla di male. E sempre se si divertono, perché comunque i bambini non devono essere sfruttati dai loro genitori, perché in quel caso si parla di sfruttamento minorile e non sono d'accordo ovviamente. Con il tutto deve partire sempre dall'iniziativa del bambino, sempre se ce l'hanno. Va bene, detto ciò, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella!